a prendere posto. E diamo inizio ai lavori di questa giornata di presentazione del secondo rapporto sui controlli ambientali, primo rapporto di sistema sui controlli ambientali riferiti alle aziende alle autorizzazioni integrate ambientali, alle aziende in campo di applicazione della normativa Seveso, quindi rischio di incidente rilevante. Ecco. Allora, innanzitutto benvenuti, grazie all'Arma dei Carabinieri che ci ospita in questa prestigiosa e bellissima sede per questa giornata molto importante, perché si tratta della presentazione di uno dei nostri rapporti di sistema. Seconda edizione del rapporto, vedremo i contenuti nella relazione descrittiva di Francesca Minniti. Importante sottolineare fin d'ora che si tratta di un prodotto di sistema a cui hanno partecipato tutte le agenzie regionali oltre all'istituto, e questa prima sezione la cominciamo con i saluti istituzionali, cominciando dal padrone di casa, dal generale Antonio Ricciardi, comandante del Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. Grazie per avermi dato la parola, ma solo brevi cenni di saluto a tutti quanti gli intervenuti e naturalmente agli organizzatori di questo incontro. Porto innanzitutto il saluto del Comandante Generale, il Generale Giovanni Nistri, che non è potuto intervenire ma voleva far sapere della sua partecipazione all'evento e del suo interesse per quello che stiamo facendo oggi. Il mio benvenuto come Arma dei Carabinieri per accogliervi in questa struttura, e quindi anche il saluto del Generale Cavalieri, il Comandante delle Unità Mobili Specializzati, che è il comando da cui dipende questa struttura. Perché qui? Perché non poteva essere altrove, ovviamente, perché tra Arma e Carabinieri e Ispra c'è un rapporto di collaborazione che non è di oggi, un rapporto antico, ma oggi ancor più rafforzato, e quindi entro nel mio attuale incarico di comandante delle unità forestali, ambientali e agroalimentari, incarico che assolvo ormai da circa un anno e mezzo e che mi ha portato personalmente a incontrare, conoscere e apprezzare l'ISPRA in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue funzioni. Dicevo un rapporto non nuovo, perché è un rapporto che l'Arma dei Carabinieri, attraverso le unità specializzate e in particolare il nostro tutela ambiente, che oggi è un comando dipendente dal mio comando di vertice CUFA, attraverso il nostro comando tutela salute e tutte le altre articolazioni sul territorio, un rapporto che già c'era con l'ISPRA e con tutte le sue articolazioni, ma un rapporto che c'era anche con tutte le strutture forestali che operavano e che operano tuttora e che sono inquadrate nel nuovo comando che è stato creato, il comando del CUFA. Dico personalmente un incontro con l'ISPRA perché nei vari contesti in cui io mi sono impegnato anche per conoscere questo nuovo mondo che è stato affidato all'Arma dei Carabinieri con le competenze discendenti dal Corpo Forestale dello Stato, io l'ISPRA l'ho sempre incontrata anche in contesti dove non immaginavo di incontrarla, nel senso che non si tratta soltanto di analisi, laboratorio e controlli, ma si tratta anche di ricerca, sperimentazione, supporto scientifico nel settore degli animali, nel settore della zootecnia e così via. Quindi da questo punto di vista un qualche cosa che è antico ma che è stato rinverdito dalla nuova organizzazione che si è data all'Arma dei Carabinieri e che ha portato inevitabilmente a una convenzione che è stata fatta tra l'Arma dei Carabinieri nel suo complesso, quindi non soltanto per l'aspetto forestale, ambientale e agroalimentare, ma anche per l'aspetto della tutela della salute, una convenzione che ha voluto creare una cornice per le collaborazioni e per il supporto reciproco in tutte le attività che poi di fatto ci vedono insieme sul territorio. Quindi una collaborazione che nasce da un punto di vista globale, generale, con questa convenzione sottoscritta dal nostro comandante generale e dal presidente dell'ISPRA, ma che poi si traduce in piani operativi, cioè linee di azioni concrete che devono essere applicate, e su questo comunque poi il mio vicecomandante, il generale Davide De Laurentiis,
in maniera più puntuale parlerà anche poi dello sviluppo di questa convenzione attraverso quelli che sono i piani d'azione che si andranno a realizzare. Quindi da parte mia rinnovo il benvenuto a tutti e l'augurio di una giornata ricca di spunti e sentato fuori di soddisfazione per tutti. Grazie.